Ciao gamer! Siamo tornati dopo la sua maturità. Siamo stati un sacco di tempo via praticamente. Mamma mia, ho perso il mio potere di fare video a dissaputa di Antonio. Ah! Stava già organizzando dei piani malvagi. Mamma mia, avevo già il calendario con i teschietti. È mancato il tempo necessario per fregarmi, però qua. Diamine, fai un'altra maturità. No. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo dei top 3. Quindi top 6, dato che siamo 3-3. Esatto. A meno che non si intercosi, no? Intercapedino. Ecco. Top 3 Pokémon di Sun and Moon. Anto, devi cominciare. Ho capito il contrario. Vai. Vabbè, allora, sì. al terzo posto. Però il problema è che io vi ce l'ho in testa, ma non so i nomi. Io allora mi sono scritti. Terzo posto, ci metto Drampa. Ma no. Sai qual è Drampa? Sì. È il drago quello col collo piegato? Non lo so, mi sembra troppo simpatico. È talmente brutto da sembrarmi simpatico. E anche lui è il modello Pug che mi piace un sacco. È bello, Pug mi piace. Drampa mi piace. È simpatico, è troppo simpatico. Gli occhi non li avrei fatti gialli come c'era Viola. Viola, quelli no. Però per il resto mi piace tanto, mi fa simpatia. Ci posso fare niente. E poi è bizzarro, cioè almeno ha carattere. Non è un clone di qualcos'altro. A proposito di clone di qualcos'altro, secondo me hai messo il bus, che fa. No. Il camioncino non lo metto, mi spiace. Non è più virale, cavolo. Anche se è troppo perfetto. Esatto, è proprio la perfezione di una meme. Lo metti ovunque. Comunque, sì, esatto. Terzo posto si chiama Togedemaru. Togedemaru. Chi era? Era il coso elettrico? Sì. Ok. Pallina di grasso che è tipo un emolga. È perfettamente rotondo. O tipo, com'era il topo quello piccolino e grasso? Edenne. Ecco. È una pallina di chitone sei grasso. Con la cosa di Pikachu che sta in testa. Sì, è un'unione di tanti Pokémon. Secondo me è un'unione di tanti Pokémon. Perché ha la faccia che è chiaramente o di Emolga o di Dedenne. Sì. Però per il resto Ma in teoria è un riccio, sai? Sì, lo so. Perché ho visto nel video che gli escono anche le spine ogni tanto. Sì, Bene, secondo posto ci metto Komala. Che sarebbe il koala, quello col... Che non ha ricevuto abbastanza importanza, secondo me. Nel senso che non gli hanno ancora fatto un trailer dedicato. È uscito su Kokoro, dopo l'hanno mostrato un attimo. Madonna. Kokoro. Cioè il cervello bacato. Allora, ora mi riprendo. Sulla rivista giapponese, così non dico più i nomi. Dopo l'hanno mostrato anche alle tre. Però non l'ha calcolato nessuno, a me piace da morire. Infatti a me non sembra chissà cosa. Un attimo che devo... Non si dimentica. Tu hai messo al primo posto, hai messo un riccio ciccione che è un Pikachu al secondo posto. E non ti piace quello? Al secondo posto Rockruff. Lui è bello, è cutissimo, è bello, non è voglio ultra dire cutissimo, di no. È molto bello questo, sembra quasi di vecchia gen, sembra proprio, sì, esatto, per questo mi piace. Però è nobile, è troppo nobile secondo me. Nobile, dove lo vedi? Cioè, sta così. Vabbè, ma è nella foto. Ho capito, ma è già quello di carattere. Ti pare che va avanti così? Che ne sai, magari quando ti dà che fa che... Hai già che figata, esce un lanciafiamme. No, non so neanche che cos'è normale. Non so che tipo sia. Roccia, si chiama Rockruff. Ah, è roccia. Okay. Ah, sta in certo senso. E Ruff? Penso che è tipo... Wuff. Zerda. Va bene. Al primo posto invece io non posso togliere ciò che è già entrato nel mio cuore tempo fa. Quindi al primo posto c'è Poplio. Perché comunque io credo ancora. Non è troppo mainstream. Io credo ancora nella battaglia di emancipazione di Poplio. Combatterò con tutte le mie forze. Poplio è bello, però per me gli starter sono sempre quasi del cheat. Perché gli starter sono sempre più fighi degli altri Pokémon. Che tra l'altro, appunto, l'ondata di odio sembra essere. Perché poi le persone anti-Poplio io le conosco tutte. Le conosci tutte, te le sei anche sembra scritte. Che l'odio si sia attenuato. Poi appena sentono parlare di Poplio hanno un sacco di casino, tantissimo. Quindi no, Poplio, io difenderò Poplio con tutto me stesso, fino alla fine. Ok, e al primo posto scelgo, beh, dal nome deve stare anche al a me primo piaceva. Posto Cutiefly. Anche a me piaceva, sai.
Mi piaceva anche questo. Agli occhi Animu. che già sono 5 punti in più. Poi si chiama Cutie Fly. Cioè, come a si... me piace. A me piace, ma è una zanzara tecnicamente, cos'è? Sì, ma è cute. È cutie. È cutie. È cutie, cioè non puoi... Mi immagino tipo Cutie Fly. Ma non parla nel gioco. Nel gioco parla tipo... Vabbè, wow, nell'anime, wow. L'anime sarà tipo Cutie Fly. Che poi, vero, appunto, a me nel gioco si appaiono tutti uguali, diversi. Un così. Cioè... Beh, tranne quello di quello con i buff. Ah, oddio. Esatto. Tranne per quello. Io sono l'interprete, ragazzi, non lo sapete, ma in realtà l'ho fatto io. Da pokemonese. L'ho fatto io i versi di Pokémon. Fanart della settimana da parte di Marcello Zaffignani. Io sto guardando un Aspetta, scusa, preparati. 3 2 1. Ecco, perfetto. Marcello Zaffignani che ci manda un Pikachu e un Eevee. Sono entrambi disegnati a matita, sì. Sono molto cute. Sono fatti bene. Sì, anche a me piacciono. Poi non so se hai scelto apposta di lasciarli bianco e nero, se è come mai il problema che non soffri colorando le cose. Io soffro, poi... lo so, vorrei tipo averne due copie così, come caso mai servino tutto, so comunque quelli in bianco e nero. Infatti qua c'è un Zoltan in bianco e nero. Il bianco e nero. Però mi piace, complimenti, bravo, grazie mille. È fantastico, mi ero dimenticato la bellezza di avere una fan art. Scriveteci sulla pagina e mandate le fan art su Facebook, mi raccomando. E poi per i commenti in realtà è un po' particolare perché vabbè, non facciamo video consultivo da un po', però ora riprendiamo. Commento di Paprika, ti ricordi Paprika? Certo, no, okay. Modo, ciao Paprika. Oh, non ho mai visto il parcheggio di Sinistico si lea così vuoto. Quando ci vado io anche durante la settimana la prima fila è sempre piena. E invece con Ratchet proprio no. È stato un po' di depressione, insomma. Mi spiace. Però comunque il film era stato carino, secondo me. Sì, il film è stato carino. Dai, c'è stato. Poi mi ha fatto riprendere la maniera. Però. Io non dico nulla, non dico nulla sul finale, ma se hai guardato il film di Ratchet, il finale, la risata. Dico solo quello. Ah! Si sono rovinati tutto là. Lo so, là dovevano farlo. Allora, non volevo Lawrence, cioè nel senso... No, però quell'altra cosa dovevano farlo. Di sicuro se sei un fan l'hai capito cosa, sì. Però dovevano farla. Sì, esattamente. Dovevano farla. Allora, domanda di oggi. Qual è il tuo preferito tra i 18? Sono 18 se non sbaglio, sì. I Pokémon, ok. Hai una vasta scelta di 18 Pokémon. Hai visto? Allora, puoi sceglierlo qui sotto. Lo scrivi in un commento così ci rileggiamo e ci divertiamo. E poi scrivi anche cose con un hashtag cose. Allora, facciamo così. Ci sta sempre. Esatto. Un hashtag cose estive perché siamo in estate. Io nella descrizione metteremo anche un link al sito di Pokémon, così ci sarei tutti quanti 18 messi lì pronti. Sì, è fatto, esatto. Bene. Tra l'altro, i due Digimon si sono digievoluti, sì, le cose. I due Pokémon leggendari hanno una forma che semplicemente inverte i colori. No, no, ben compreso che è successo. Poi aggiunge tipo nuvole, cose. Le nuvolette. Che 3DS è morirà. Sì, probabile. Comunque, gamer, questo era il ritorno di Guide Console TV in tutto lo sprint dell'estate. Non faccio niente, allora saluti più. Io non saluto. Gamer, se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer. Ciao. Allora gamer, se ti senti fortunato e ne sai più di Anto e di Leo su videogiochi, provati Crudelli Quiz di Dulici numero 3 che puoi vedere cliccando qui. Ciao, alla prossima!